diritto alla piena mobilità, alla qualità della vita, che spesso passa per la qualità della propria indipendenza e libertà di movimento. Di questo, e come vedremo, di molto altro ancora, si è parlato a Roma in occasione dell'Assemblea annuale di ANGLAT, l'Associazione Nazionale Guida Legislazione Handicappati Trasporti, da sempre in prima linea nella salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità. Il presidente Roberto Romeo, fresco di riconferma al vertice dell'ANGLAT. Stiamo continuando il nostro lavoro anche grazie, e questo mi preme evidenziarlo, di tutto il direttivo che supporta me come Presidente nazionale nel dialogo con le istituzioni per quanto riguarda la normativa e la semplificazione delle procedure per quanto riguarda la guida, il trasporto, le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità. Le norme in Italia ormai ci sono, vanno magari adeguate o aggiornate, ma di fondo le problematiche che vivono le persone con disabilità in materia di mobilità, guida e trasporto sono di natura semplificatoria. Questa sarà la nostra azione cogente, incessante e continua che faremo almeno da qui ai prossimi 2 anni, con l'obiettivo di arrivare quanto prima a dei risultati, perché le persone con disabilità non possono più attendere che il problema non creato da loro, come ad esempio le certificazioni che non hanno i requisiti fiscali per l'acquisto delle vetture, manchino, e per se mancano sicuramente l'ente che le ha certificati deve immediatamente risolvere il problema alla persona con disabilità. Stiamo dialogando perché ci sono diversi enti competenti in materia, è difficile mettere in rete, ma abbiamo degli interlocutori istituzionali importanti, a partire dal sottosegretario Zoccano, che ha la delega per la disabilità, al ministro per la disabilità, alle istituzioni che sembrano aperte al dialogo con noi. Abbiamo tutte le associazioni che sono con forza con noi, perché poi al di là delle appartenenze l'ANGLAT è ormai un marchio, una sigla di qualità relativamente alla mobilità delle persone disabili. Quindi l'obiettivo mio personale, di tutto il direttivo, di tutta l'ANGLAT, è arrivare quanto prima a dare risposte a voi persone con disabilità e ai familiari. Non casuale la scelta della location dell'Assemblea annuale ANGLAT, ospitata dal Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi della Motorizzazione Civile. Centro Superiore Ricerche e Prove di Roma ha la competenza esclusiva in Italia per l'approvazione dei dispositivi per la guida da parte delle persone con disabilità. E questo quindi è un legame, vorrei dire addirittura di legge, perché per questa parte dell'amministrazione dei trasporti avere un contatto diretto con chi poi ha in definitiva sul territorio le esigenze di guida e quindi i disabili per forza ci induce a voler rimanere sempre aggiornati sulle tematiche, direttamente informandoci dagli utenti. Quindi questa è la seconda edizione di questo incontro, speriamo di poterne avere anche altri nel prossimo futuro, perché è imprescindibile a nostro avviso che l'amministrazione abbia un'informazione continua sull'evoluzione delle esigenze, per poi poter approvare o meno le varie proposte che il mercato dovrebbe elaborare in relazione alle esigenze di soluzione. Guida e trasporto automobilistico naturalmente al centro del dibattito, ma ugualmente molto importante l'impegno dell'ANGLAT nel campo del trasporto e della mobilità in ambito ferroviario e aeroportuale.
Con Anglat, ma direi con la federazione, con la FANDA, ma con anche le altre federazioni che rappresentano il mondo della disabilità, abbiamo una collaborazione storica che dura davvero da tanti anni, quindi un confronto continuo nell'ambito, diciamo nell'arco dell'anno ci incontriamo spesso su tematiche specifiche o per incontri che ad ampio spettro affrontano un po' tutte le questioni. Come rete ferroviaria ci occupiamo più di infrastruttura, di servizio in stazione, ma nell'ambito del gruppo che oggi sono onorata di rappresentare, del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, abbiamo ovviamente tutte le società, in particolare Trenitalia, che diciamo rappresenta il mondo della mobilità con il treno. Lavoriamo in modo integrato come gruppo, ma anche con le altre imprese ferroviarie e ci confrontiamo continuamente con le associazioni, proprio perché attraverso le associazioni ci arricchiamo di tutte quelle diciamo segnalazioni e richieste che ci vengono direttamente da chi la disabilità la vive e che quindi ci può rappresentare nel modo più concreto le questioni. Abbiamo sicuramente tanto da fare sul fronte dell'adeguamento dei treni, delle stazioni per ottemperare a quelle che sono le regole, le specifiche di interoperabilità. E stiamo portando avanti, proprio nel recente passato vorrei citare tutte le iniziative che riguardano il mondo della disabilità sensoriale. Abbiamo sviluppato da poco un'app che si chiama Sala Blu Plus, ad esempio, che abbiamo testato proprio con dei beta tester delle associazioni che per noi sono stati la cartina di tornasole di quelle criticità che ci hanno poi rappresentato durante la fase di progettazione. Oggi è attiva, sappiamo che viene apprezzata, funziona e quindi direi che il mondo delle associazioni, in particolare Anglat, ma tutto il mondo di Fish Fund, oggi a questo evento erano presenti anche FIAB, altre associazioni, ci hanno dato un loro contributo per poter arrivare ad un prodotto che fosse davvero fruibile per i nostri interlocutori. Allora, diciamo innanzitutto che con Anglat c'è una collaborazione storica che va avanti da diversi anni e devo dire che grazie proprio alla collaborazione, all'impegno, alla serietà, alla professionalità di Anglat, noi abbiamo avuto modo di poi dare forma concreta a quella che è il regolamento comunitario 1107 che riguarda i passeggeri a ridotta mobilità nell'ambito del settore del trasporto aereo. Così come un grosso aiuto ci è stato dato anche per implementare le forme di assistenza concrete, operative, anche dal punto di vista proprio applicativo, con la circolare ENAC, in particolare Gen 02A. Poi devo dire un lavoro estremamente importante con le associazioni e con Anglat in particolare viene fatto per quanto riguarda la formazione del personale, che è un aspetto molto importante di questo settore. Con Anglat, in particolare poi con il presidente Roberto Romeo, abbiamo una collaborazione che va indietro negli anni, quindi diciamo che insieme a loro abbiamo realmente messo in campo il servizio così come era previsto, diciamo, dalla regolamentazione europea, aumentando progressivamente quelli che sono appunto i livelli di servizio in termini di puntualità, di attenzione nelle varie fasi del servizio in aerostazione, quindi dall'accoglienza al check-in, all'attraversamento dei varchi sicurezza fino all'imbarco, che poi è il momento più, come dire, da attenzionare, perché poi ovviamente l'assistenza di automobilità va a inserirsi in un'esigenza di puntualità, di tempestività del servizio per tutti i passeggeri. Quindi stiamo parlando di elementi complessivi e di attenzione alle diverse forme di disabilità, alla capacità di interagire con loro nell'ambito e nel rispetto dei dettami del regolamento europeo e implementato poi in Italia. Cosa c'entrano alcune splendide automobili d'epoca con il mondo di Anglat e dei diritti alla mobilità? C'entrano e come?
anche perché muoversi può significare passione ed emozione, elementi che un mezzo come l'automobile storica sa magnificamente evocare. Presso questo centro superiore noi abbiamo la competenza di approvare i veicoli che debbano essere rimessi in circolazione a causa di restauri o reperimenti antecedenti al 1960. Quindi intrinsecamente questo ufficio ha un legame con il motorismo storico. Peraltro in questo ufficio abbiamo la sede di un piccolo museo che in realtà è una collezione di alcuni pezzi di rilevanza storica, tra cui abbiamo l'onore di avere in deposito la Fiat 130 che fu coinvolta nei tragici fatti di Via Fani e crivellata dei colpi allorché fu rapito l'onorevole Moro con la strage, con l'uccisione della scorta e del suo autista. Quindi questo ufficio ha un legame diretto con il motorismo storico, più la passione di coloro che ci lavorano e quindi la mobilità qui viene intesa sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista della passione. E coniugare l'amicizia con il mondo della disabilità, con la passione per il motorismo è stato quindi un automatismo.